4 maggio, non vi chiamo più servi. San Paolo rivela ai cristiani che l'amore di Cristo è stupendamente alto. Lui è morto per noi quando eravamo empi, nemici di Dio. Lui è morto giusto per gli ingiusti. Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo. Saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza è una virtù provata, e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Romani 5:1-11. Il profeta Amos ci rivela che gli amici di Dio sono i suoi profeti. Tutto lui rivela loro. Nulla fa senza prima aver parlato con loro. I profeti sono i suoi confidenti. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo. Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda. Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla. Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca. Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa. Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme. Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore. In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Amos 3:1-8. Michea invece ci mette dinanzi ad un mondo corrotto nel quale l'amicizia è morta. Non credete all'amico, non fidatevi del compagno. Custodisci le porte della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto. Il figlio insulta suo padre, la figlia si rivolta contro la madre, la nuora contro la suocera e i nemici dell'uomo sono quelli di casa sua. Michea 7, 5-6. Il Vangelo ci rivela che Giuda non è amico di Gesù, non è nella sua verità. Questo ci suggerisce che se uno vuole essere amico di Gesù, deve amare la sua parola. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la Pasqua. Gli chiesero: dove vuoi che prepariamo? Ed egli rispose loro: appena entrate in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una sala, grande e arredata. Lì preparate. Essi andarono e trovarono come aveva detto loro, e prepararono la Pasqua.
Luca 22, 7-13. Chi vuole ricevere le confidenze o le rivelazioni di Gesù deve divenire suo amico. Come? Dimorando nella sua parola. Non solo a chi vive nella parola si manifesta e si rivela il Figlio, anche il Padre si manifesta e si rivela, gli svela il suo cuore. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Giovanni 15, 12-17. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci veri amici di Cristo Gesù.